12 giugno si vota a Rieti. Già prima della pandemia la città era in grave difficoltà da un punto di vista economico, sociale e culturale e l'amministrazione comunale non ha certo aiutato i cittadini e le imprese in questi anni. Per questo abbiamo dato vita a Rieti in Comune, perché vogliamo starci alle prossime elezioni amministrative. La città di Rieti ha bisogno di una nuova classe dirigente che sia in grado di lanciare e vincere nuove sfide proiettando Rieti nel futuro. Un gruppo di nuove persone, nuovi volti, con nuovi valori, con capacità, professionalità che faranno bella la nostra città. Quando ti dicono che a Rieti non c'è futuro è perché c'è bisogno di una politica fatta di azioni concrete e non di parole vuote, che crei indipendenza e che abbia a cuore i bisogni dei propri cittadini. Il rinnovamento della nostra città passa per la politica e la politica che ci appartiene non lascia indietro nessuno. Se i giovani vedono Rieti come una città da lasciare, è solo perché intorno a loro vedono dei vuoti che devono essere colmati da centri di aggregazione sani per sperimentare, crescere, innovare e dimostrare le loro capacità. Quando si dice che a Rieti non si fa niente non è vero, ci sono moltissime piccole scintille, persone eccezionali, associazioni che sono da sole, non sono organizzate né incentivate ad offrire alla città degli eventi culturali di qualità. Quando ti dicono che il comune è a sostegno delle imprese, non ci credere. Noi le abbiamo incontrate, di sostegno non ne hanno. Senza aiuto e senza dialogo è difficile far crescere un'impresa. Quando in comune resti intrappolato nelle pieghe della burocrazia, non credere che sia un male inevitabile. Un'amministrazione comunale deve semplificare la vita ai cittadini, alle cittadine, alle imprese e alle associazioni. Quando ti dicono che Rieti è una città graziosa ma tenuta male, è perché non ti hanno mostrato l'idea del parco circolare diffuso e delle potenzialità che Rieti ha, se fosse pensata come una città del verde e del futuro. Quando ti dicono che Rieti ha bisogno di buone vie di comunicazione, pensa oltre alle strade e alle ferrovie, perché la comunicazione oggi si muove per vie alternative. Quando ti parlano di nuove scuole e di università, l'edificio non basta. La città deve attivarsi per educare i propri giovani e mostrare loro una comunità inclusiva e vivace. Noi non crediamo che esistano città predestinate. Crediamo che esistano delle persone che con tenacia decidono di trovare un'alternativa solida e robusta. Per questo, alle prossime elezioni, ci troverai insieme nella lista PD Progressisti. A sostegno del candidato Simone Petrangeli per costruire insieme una nuova idea di città. Il 12 giugno, scegli di cambiare la città insieme a noi. Il tuo voto conta.